Oggi è fondamentale riconfermare il buon governo della Regione Piemonte e vi chiedo di affrontare questi 86 giorni di campagna elettorale con un tratto distintivo, con il sorriso, perché ogni tanto magari ci incazziamo, siamo un po' mugugnosi, siamo un po' lagnosi e come canta Max Pezzali abbiamo un po' di rimpianti, un po' di rimorsi. Ragazzi, abbiamo governato la Regione Piemonte, torneremo a governare la Regione Piemonte, quindi non hanno neanche il candidato, non hanno ancora trovato neanche il candidato, non hanno trovato il volontario per andare, quindi siamo in tempi di quaresima, non hanno ancora provato l'agnello, lo troveranno perché dovranno mettere un nome sulla scheda elettorale, però per far capire come abbiano già capito che perdono. Però ripeto, non basta vincere a Biella, a Novara, a Vercelli, so che ne discuterete a livello locale, l'obiettivo ovunque possibile è avere un centrodestra unito e compatto, ovunque possibile. Poi ovviamente la Lega ha una storia, ha una cultura, ha un'identità e ha una dignità che non possono essere messi sul mercato degli assessorati. La dignità della Lega viene prima. So che Riccardo col suo direttivo comunque farà le scelte che andranno fatte, però dicevo, va bene governare Novara, va bene governare Biella, va bene governare la Regione Piemonte, va bene essere al governo nazionale e attenzione, fu con un risultato deludente alle scorse elezioni politiche, perché io in primis da militante mi aspettavo di più rispetto all'8,8% e 2 milioni e mezzo di voti. Tu oggi hai il ministro dell'economia, il ministro delle infrastrutture, il ministro della scuola, il ministro della disabilità e il ministro dell'autonomia, cosa che se 15 anni fa avessero detto a un militante qualunque, guarda che ti do come Lega il ministro dell'economia, il ministro dei trasporti, il ministro della scuola, eccetera, 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 più 100 parlamentari, chiunque avrebbe detto dove posso firmare. Quindi è chiaro che poi nella vita, come in politica, come in un matrimonio, come durante i 9 mesi di scuola, prendi 8, però difficilmente riesci sempre a vincere, difficilmente a ogni interrogazione prendi 8. C'è l'interrogazione in cui sei stanco, sei sfortunato, ti becca proprio, mi ricordo, quando hai 30 pagine da studiare, ne studi 28, dicendo non è che mi chiederà proprio pagina 29, è ovvio che ti chiede pagina 29. È chiaro che sono stati anni complicati per la Lega. Stai al governo con Draghi, stai al governo con Renzi e con Di Maio, spiegalo al Gazzetta. Mi sono preso la responsabilità di quella scelta, l'ho fatto perché godevo ad andare al governo con Draghi, con Renzi, con Di Maio e con Toninelli. Pensa io al governo con Toninelli, che godimento. In quel frangente, con l'Italia chiusa per Covid, ho ritenuto che lasciare 60 milioni di italiani in balia di PD e 5 Stelle fosse un atto di resa, fosse un atto di diserzione. Siamo entrati in quella caserma. Ne abbiamo guadagnato elettoralmente? No, è stato un massacro. Abbiamo perso alcuni milioni di voti. Perché vai a spiegare che per sacrificarti e per dare il bonus a quegli imprenditori, a quegli agricoltori, a quei commercianti, dovevi essere dentro. Col senno del poi, certo, uno sta fuori, dice non va bene, non va bene, non va bene, ma fa bagno, ma fa bagno, ma fa bagno, poi vai all'incasso alle elezioni politiche. La mia educazione, la mia formazione politica, umana e personale mi porta, magari sbagliando, ogni tanto a dire che quando c'è una battaglia complicata io non scappo, io non diserto, io non sto fuori dalla porta. Ce l'hanno fatta pagare? Sì. Possiamo recuperare il terreno perduto? Sì. Io non mi accontento che la Lega sia la seconda forza politica di questa maggioranza di governo. Io lavoro perché la Lega torni a essere la prima forza politica della maggioranza di governo. Tanto nella vita si sta bene anche da secondi, eh. Certo, pensavo che da secondo, visto
che quando eravamo primi ci massacravano magistrati e giornalisti, dico, cacchio, siamo secondi, massacreranno qualcun altro. Abbiate nulla. Non so se avete visto l'elenco dei dossierati, degli spiati anche in casa, in negozio, sul conto corrente bancario, che badate bene, è una cosa di una gravità inaudita. In Unione Sovietica andavano a spiegare la gente in camera da letto e a spiarla nei conti correnti bancari. Però uno dice, siamo secondi, qual è il partito più dossierato stando agli articoli di giornale? La Lega. Decine di donne e di uomini diffamati, sputtanati. La mattina quando l'ho letto un po' mi sono arrabbiato, ho detto, ma come, noi ci alziamo, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i sindaci, gli amministratori, gli imprenditori, i commercianti si alzano la mattina per costruire qualcosa, invece c'era un pezzo di Stato che si alzava la mattina pagato da voi per spiare decine di migliaia di persone. Non è normale. E conto che venga fuori il mandante, chi pagava e chi incassava, perché mi rifiuto di pensare che tutto fosse ordito da un luogotenente marcio della finanza e da un PM che non faceva il suo mestiere. Qualcuno dava degli ordini a quelle persone su chi spiare, cosa fare e cosa mettere sui giornali, e arriveranno nomi e cognomi di queste persone. Quindi mi incazzavo, però mi dicevo anche, se siamo i più spiati siamo i più scomodi. Dopo 30 anni siamo ancora i più scomodi. È una vita semplice quella dello scomodo? No, no. Ogni tanto la mattina, no, mi capita una volta all'anno, questo è un anno bisestile, quindi magari mi è capitato solo il 29 febbraio. Se nella prossima vita dovessi rifare politica e volessi essere un pochino più comodo e aprire la stampa e leggere una pagina sul fatto che sono bello, bravo e intelligente, l'unica chance per avere questo trattamento è fare politica nel Partito Democratico. E quindi magari nella prossima vita per essere assessori regionali che non vengono giù dalle montagne, ma che qualunque cosa facciano la fanno giusta, bisogna stare dall'altra parte. Però ci siamo scelti una vita che è questa. L'autonomia, dicevo, non basta l'autonomia a livello regionale se poi a Bruxelles decidono anche a che ora ti devi alzare, a che ora devi andare a letto e come ti devi lavare i denti. Veramente quello delle europee dell'8 e 9 giugno non è solo un voto per scegliere un euro parlamentare in più o in meno, è un voto di libertà. C'è un partito che si chiama Più Europa. In democrazia è giusto che ognuno si presenti con quello che crede, però Più Europa in questo momento, quando l'Unione Europea di oggi non è l'Unione Europea pensata da De Gasperi, dei padri fondatori, non penso che Alcide De Gasperi pensasse alle auto elettriche cinesi quando pensava alla comunità europea. Ebbene, dire più Europa oggi è come dire più droga a un tossicodipendente, è come dire più alcol a un alcolizzato. Secondo me noi dovremo avere il coraggio e la lucidità di dire che in questo momento occorre più libertà, come c'è scritto qua, ma per avere più libertà occorre meno Unione Europea, occorre meno burocrazia europea, occorrono meno nuovi di banchieri.